è inserito nella delega, che, come ho già avuto modo di dire, è troppo generica e troppo lasca. Non voteremo, tuttavia, esprimendo la totale contrarietà al veicolo delega per la riforma di questa, della disciplina delle intercettazioni, non voteremo però quegli emendamenti che hanno una chiara marca ostruzionistica, di cui purtroppo sono seminate le prossime ore del nostro lavoro. Diverso sarà ovviamente l'atteggiamento quando si discuterà, sempre nel medesimo luogo, delle registrazioni fraudolentemente effettuate, che è un capolavoro di norma ad personam, ma di questo abbiamo ancora un po' di strada da fare. Grazie. La ringrazio, onorevole Daniele Farina. Non vi sono altri interventi, poniamo in votazione. Onorevole Ferraresi, prego. Grazie Presidente. L'articolo 29 è senza mezzi termini uno dei più grossi attacchi alla libertà di informazione, alla Costituzione, alla democrazia di questo Paese degli ultimi 30 anni. In una volta solo si riesce ad andare a attaccare alla pubblicazione e pubblicabilità delle intercettazioni, alle registrazioni di privati cittadini, ai ricorsi, quindi diritti di ricorso in Cassazione e anche ai tabulati telefonici ristretti appunto con la garanzia giurisdizionale. Non a caso quest'estate la ex presidente della Commissione Giustizia, nonché avvocato Bongiorno, ha detto che il governo Renzi, su Espresso, ha detto che il governo Renzi sta facendo più di quello che pensava Berlusconi di fare sulle intercettazioni. E non a caso, Presidente, il Partito Democratico, con questo bel volantino, diceva che il DDL sulle intercettazioni non ha nulla a che fare con la tutela della riservatezza personale. Vogliono limitare pesantemente la libertà di informazione, tutela degli interessi dei potenti, Presidente. Questo volantino qua che il PD aveva pubblicato solo qualche anno fa e ora si stanno rimangiando totalmente la parola intervenendo sulle intercettazioni. Allora, Presidente, cosa si vuol fare con questo articolo? Si vuole intervenire per dire semplicemente che alcune intercettazioni non devono finire negli atti, alcune intercettazioni non possono essere pubblicate dai giornalisti anche se sono vere, magari sono rilevanti per la vita pubblica del Paese, per la vita politica di persone, politici che hanno compiuto nefandezze e vergogne alle spalle dei cittadini, ma i cittadini non lo devono sapere. C'è un'emergenza privacy in questo Paese? C'è un'emergenza privacy? Secondo noi no, per i cittadini. Infatti le violazioni in questo caso sono pochissime, ma per i politici c'è questa emergenza? Assolutamente sì. I politici hanno l'emergenza di mettere il bavaglio al giornalismo d'inchiesta per fare in modo che intercettazioni scomode non possano uscire sui giornali, quindi non possono essere informati i cittadini che da lì a poco magari li andranno a votare. Questa è una vergogna, Presidente, una vergogna soprattutto che arriva dal Partito Democratico. Qualche anno fa forse si sarebbero potuti fare in questo senso molto probabilmente anche girotondi, barricate, ostruzionismo vario, ma stavolta tutti in silenzio, tutti in silenzio, se non il Movimento 5 Stelle e qualche giornalista coraggioso. Ringraziamo ancora quei giornalisti che si sono messi in gioco per difendere la libertà di informazione, la libertà di democrazia, di ricevere appunto informazioni su quelli che sono gli scandali della politica. E ancora una volta, Presidente, il Partito Democratico, in modo ipocrita, dice che difende la libertà dei giornalisti, dice che difende la libertà di informazione, ma con questo provvedimento gli mette il bavaglio ai magistrati nel silenzio più totale. Grazie, Presidente. Grazie onorevole Ferraresi. Oh, onorevole Ferraresi, io non l'ho interrotta, però le ricordo che non si possono esporre volantini, manifesti e altro in aula. Onorevole Verini, prego. Grazie Presidente. Sento il bisogno anch'io di intervenire nel momento in cui si inizia a trattare questo articolo su cui molto si è discusso sia pubblicamente, nell'opinione pubblica, nei mezzi di comunicazione, sia nel lavoro importante che ha fatto la Commissione Giustizia, la quale nel procedere verso questo appuntamento d'aula e prima di licenziare il provvedimento in Commissione ha audito personalità di grande spessore, sia esperti,
esperti, sia magistrati, sia personaggi che rappresentano il mondo dell'informazione, direttori di giornali, rappresentanti delle associazioni di giornalisti. Io credo che si tratta di un tema davvero delicato e posso dire, io sono qui dalla precedente legislatura, che si sta affrontando questo tema nel modo giusto, cioè tenendo insieme nel momento in cui, per fortuna, in questo Parlamento, in questo Paese,